12 anni di carcere per Federico Pecorale e 5 anni in cura in una REMS per un totale di reclusione di 17 anni, oltre a una provvisionale di 200.000 euro in favore del cuoco sudamericano Jeffrey Guzman, che, come ricordavi giustamente tu, nell'aprile dello scorso anno fu ferito con diversi colpi di pistola da Pecorale proprio in questo locale. State vedendo dalle immagini. Una sentenza ritenuta sia dagli avvocati Piero Bisceglie che dallo stesso Jeffrey, tra l'altro nell'edizione delle 19:30 vi proporremo un servizio con diversi commenti da parte dei protagonisti di questa incredibile vicenda. C'è soddisfazione, Jeffrey si è anche commosso, ha detto pregato tanto perché venisse fatta giustizia. E giustizia è stata fatta. Pensate che il PM aveva chiesto 10 anni per Pecorale, quindi il giudice Francesco Marino è andato anche oltre le richieste della pubblica accusa affidata alla PM Rapino. 12 anni in carcere, 5 in cura, una REMS, quanto basta, insomma, per giudicare quell'episodio davvero assurdo e incredibile che si è consumato lo scorso aprile a Piazza Salotto a Pescara. C'è anche una provvisionale di 200.000 euro in favore di Jeffrey Guzman, che è da considerarsi immediatamente esecutiva. Dicevamo dei commenti, l'avvocato di Jeffrey Guzman, Piero Bisceglie, si è detto particolarmente soddisfatto, anche perché si temeva che il giudice potesse in qualche modo prendere spunto dalla perizia della tribunale, della criminologa forense Federica Bellante, che aveva in qualche modo riconosciuto l'incapacità di intendere e di volere da parte di Pecorale. E invece il giudice ha fatto tutt'altre considerazioni, da questo punto arrivando a una sentenza sotto certi aspetti esemplare. Per questo l'avvocato Piero Bisceglie ha sottolineato con grande soddisfazione l'importanza di questo dispositivo, perché in qualche modo il giudice ha anche dato ampia considerazione a quelle che erano le perizie di parte. Questo è quanto dal Tribunale di Pescara. Gigliola, io ricordo, nell'edizione delle 19:30 vi forniremo un ampio servizio su questa sentenza con i commenti dell'avvocato Piero Bisceglie, ma soprattutto il commento commosso di Jeffrey Guzman. A te.